Questa puntata è offerta da On Stage, l'incontro culturale di AGE SA Chiasso. Buonasera a tutti. Funzioniamo. Grazie della bella introduzione, era perfetta. Ci hai già detto tutto per iniziare il nostro ragionamento. Luca, magari partiamo solo sull'inquadramento. Un breve percorso di come arrivi qui questa sera, nel senso che cosa ti porta. Perché c'è una cosa che ti deve essere riconosciuta, non è il tema essere d'accordo o non d'accordo, seguirti totalmente, ma è oggettivo cogliere una passione molto forte e un sentito molto forte della tua narrazione. Ecco, come svolgi questo percorso accademico della tua vita? Cioè, ce l'avevi già da piccolo? Sì, devo dire, io arrivo da Torino, io sono nato in una periferia torinese, dove c'è lo stadio della Juve. Però dalla finestra vedevo l'Arpi, avevo la possibilità dalla finestra di non avere il classico condominio davanti, ma un orizzonte ampio. E i ghiacciai li vedevo veramente dalla finestra. Pochi, piccoli, ma i ghiacciai del Gran Paradiso erano alla mia portata di vista. E mi hanno sempre attirato. Quindi io ho iniziato a occuparmi di clima, di ghiacciai, di meteorologia attorno ai 14 anni e ho deciso che questa sarebbe stata la mia strada. Non è una cosa strana, molti la vedono oggi come strana, ma guardate che ci sono tantissime professioni che nascono così, anche molto prima. Pensate nella musica, ci sono ragazzini che a 10 anni sono già sostanzialmente formati da un punto di vista della performance musicale. Suonano nell'orchestra e da lì aprono carriere di eccellenza. Ci sono professioni strane e particolari che iniziano in tenera età, cose come l'entomologo legale, una roba che uno dice bruttissima, vanno a cercare i vermi nei cadaveri. Dico, come ti è venuta questa idea? Mi piacevano le farfalle, gli insetti, e ho proseguito. E sono pochi, ma hanno professioni tutte di altissimo livello. Quindi mi sono innamorato di questo tema e ho avuto la possibilità di avere un buon laboratorio vicino a casa, come se fossi qui, perché le Alpi da Torino sono a un'ora di macchina. Appena ho avuto lo scooter, lo usavo non per andare in città, ma lo usavo per andare a avvicinarmi ai miei ghiacciai in montagna, e da lì ho iniziato un percorso che poi è diventato un percorso di ricerca scientifica. Debbo molto alla scuola francese. Siamo tutte persone di confine, qua poi siamo luogo principe del confine, è un confine molto permeato, io sono venuto a piedi da Como, bellissimo attraversare una frontiera in città così sul marciapiede. Da noi con la Francia un po' più invece classico confine di Valico, Moncenisio, Monginevro, ma negli anni Ottanta in Italia l'offerta didattica su questo tema era pochissima. L'Italia ha sempre avuto un problema con queste discipline perché erano nelle mani dei colonnelli. La metodologia in Italia è stata fino agli anni Ottanta appannaggio dei colonnelli dell'aeronautica militare. A me non interessava fare una carriera militare. In Francia invece c'era una scuola geografica sul clima molto attiva e un'ora di macchina ed ero in Francia, Briançon, Grenoble. Così ho avuto la fortuna e la bellezza nella vita di poter studiare in un altro paese e vivere due culture, che oggi può sembrare tutto più facile, abbiamo il telefonino con il quale possiamo vedere qualsiasi cosa in giro per il mondo. Negli anni Ottanta non era così scontato, quindi ho cominciato poi a perfezionarmi in terra francese, dopodiché, dopo il servizio militare che ho fatto nel settore della previsione valanghe per il corpo degli alpini in Italia, ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare professionalmente in questo settore.